Buonasera a tutti e benvenuti al 63° podcast del Movimento Zeitgeist Italia del 17 giugno 2012. Io sono Vincenzo Barbato, co-coordinatore del Movimento Zeitgeist Italia e coordinatore del gruppo di Napoli, e quest'oggi vi aggiornerò con notizie nazionali e internazionali. Vi ricordo ancora a tutti quelli che mi ascoltano che podcast è un'iniziativa a rotazione. Aiutateci con i podcast inviando una mail a staff@zeitgeistitalia.org e vi metterò in condivisione con il Google Doc apposito. Allora, cominciamo con le novità italiane. Adesso vi posto il titolo. Ok, per ovviare ai problemi tecnici che comunque sono emersi per i podcast e soprattutto per la loro pubblicazione, avevo pensato di creare un canale YouTube dedicato al podcast, appunto, del Movimento Zeitgeist Italia. Però precedentemente già ne avevamo discusso e quindi abbiamo, diciamo, subito acconsentito che sarebbe più logico caricare tutti i nostri podcast all'interno di una playlist dedicata all'interno dell'account ufficiale Zeitgeist Italia, che è sbloccato appunto, e dare da lì poi e pubblicare lì in maniera totalmente illimitata i nostri podcast, con l'aggiunta ovviamente di un link Mediafire per scaricare la registrazione podcast in tutta tranquillità in pochi attimi. Quindi direi che abbiamo trovato una soluzione eccellente, gratuita e soprattutto molto efficiente per ovviare ai problemi dei servizi che comunque offrono di collegare iTunes con i podcast, che comunque sono il 90% a pagamento e il restante 10% presentano grosse difficoltà oppure limitazioni tecniche o addirittura di tempo per registrare. Quindi volevo solo dirvi questo, quindi tra poco pubblicheremo tutti i nostri podcast e avete l'occasione di ascoltarli tramite YouTube oppure scaricarveli e caricarli appunto nel vostro iPod oppure su qualsiasi lettore MP3. Passiamo alla prossima notizia. Il Movimento Zeitgeist Internazionale ha lanciato quello che noi chiamiamo il progetto One Planet Project. L'iniziativa One Planet Project essenzialmente consiste nel raccogliere delle email presentando alcune domande sotto forma di quiz a risposta multipla e vedere un pochettino le persone come rispondono. Ovviamente presenteremo la risposta subito dopo che avremo vagliato tutte le domande e se sono interessate appunto raccogliere l'email, i nomi delle persone interessate e fornirgli un pacchetto di informazioni con le tematiche che presentiamo attraverso i nostri film e registrarle. L'obiettivo del One Planet Project sono due, essenzialmente. Uno deve essere su scala mondiale, quindi tutti i gruppi sono invitati ad aderirvi. E secondo, raccogliere almeno 1 milione di mail. E questa è la prima mission che ci siamo preposti. Quindi aderite al sito. Se qualcuno, magari per cortesia, mi può linkare il sito giù, perché l'ho dimenticato, mi farebbe un gran piacere, grazie. Abbiamo già tradotto il sito internet tramite Putol, quindi sarà disponibile a breve in italiano e quindi sarà molto fruibile. Ed è molto semplice comunque come iniziativa. Si tratta semplicemente di andare in strada, fare delle domande e raccogliere i contatti delle persone interessate e poi registrarle all'interno del sito internazionale. Grazie, Masma. Passiamo alla prossima notizia. Il nostro attivista Ezio Corrione ha lanciato una bellissima iniziativa che secondo me può essere integrato con un vecchio documento nostro che era preposto per la questione delle discussioni tra di noi. Lui essenzialmente, e ringrazio Ezio anche se non è qui presente, sicuramente ascolterà questo podcast, lui essenzialmente ha strutturato un documento su Google Doc dove, in modo molto schematico e in modo molto preciso, vuol riferire a tutte le persone tramite la nostra newsletter, ai attivisti e simpatizzanti di tutti i progressi che stiamo appunto svolgendo, quindi tutti i progetti video, audio, di informazione o addirittura di costruzione di device, come ad esempio fa il GDL Tecnologia. Quindi è molto pratica, molto carina e soprattutto responsabilizza chi vuole aderire e chi vuole presentare un progetto sotto forma quasi di un cantiere. Quindi essenzialmente si metterà all'interno di questo documento il nome e l'email della persona che ha iniziato il progetto, il livello di avanzamento del suddetto e la scadenza, infine. E tutte le persone che sono interessate, magari leggendo la newsletter, possono aderirvi e comunque completarlo, altrimenti si scarta, ovviamente. Questo concetto è molto bello, infatti volevo integrarlo all'interno del documento discussioni e proposte.
E perché? Perché soprattutto questo documento che creai precedentemente presentava un unico problema, a mio avviso, ovvero quello di non mettere una persona a capo di un progetto essenzialmente, e che fosse responsabile e quindi portasse avanti l'iniziativa, e quindi si andava sempre alla stagnazione di ogni discussione, e quindi dovevamo puntualmente spronare le persone a concluderlo, e alla fine siamo stati costretti a congelarlo. Quindi possiamo integrare questa mentalità di questa newsletter con il documento delle discussioni. Sì, Masma, intervieni un attimo, però cerca di essere breve, così almeno ce lo lasciamo alla fine, altrimenti ce lo lasciamo alla fine, nella sezione discussioni. No, va benissimo, ne parliamo alla fine, non c'è problema. Ok, benissimo. Ne parliamo alla fine. Ok, passiamo all'altro aggiornamento. Ok, siccome il nostro caro Fausto ha avuto dei problemi nella coordinazione del GDL dei gruppi cittadini, ovvero della mansione di coordinatore di tutti i coordinatori dei gruppi presenti sul nostro territorio italiano, abbiamo cercato di vedere se c'era qualche altra persona che potesse sostituirne almeno temporaneamente oppure definitivamente, poi sarà una loro scelta, oppure addirittura collaborare, meglio ancora, sulla mansione di questo GDL. Quindi Davide ovviamente si è subito dato disponibile, e quindi lo aiuteremo in tutti i modi, sia per quanto riguarda l'attivismo e la coordinazione all'inizio, poi ovviamente quando richiederà aiuto noi saremo sempre a disposizione, e quindi daremo le prime dita e poi lo faremo andare avanti. Inoltre volevo anche annunciarvi che a proposito di questo la chapter guide internazionale del movimento Zeitgeist è stata rilasciata, però questo ne parlerà dopo Giovanni con le news internazionali. Quello che volevo dirvi io sta nel prossimo aggiornamento, che è da integrare appunto con la chapter guide. Ok, ho creato questo link chiamato appunto Percorso degli Attivisti, e dove essenzialmente attraverso tre fasi, una fase A, B e C, volevo indirizzare tutti i nuovi simpatizzanti oppure le persone che sono interessate al nostro movimento, e soprattutto le persone che vogliono attivarsi e quindi fare volontariato per il nostro movimento. Ho fatto essenzialmente una piccola guida, dove consiste nella fase A nell'esporre prima tutte le nostre tematiche attraverso i film, podcast, eccetera, eccetera. Quindi una maxi raccolta di informazioni, dove tutti potranno capire che cos'è il movimento Zeitgeist a 360 gradi. La fase B sarebbe la presentazione del GDL dei coordinatori cittadini, e quindi qui entra la figura del coordinatore, che in questo caso si è dato disponibile Davide del gruppo di Milano, e dove lui essenzialmente comincia a conoscere gli attivisti e quindi vagliare un attimo se le idee sono state recepite tutte completamente, e se la fiducia. Se esista un legame di fiducia, perché l'unica cosa che chiediamo, siccome facciamo un tipo di attivismo che non è né sovvenzionato né ci sono investimenti monetari, nessuna garanzia, almeno la fiducia deve essere la nozione base su cui si basa appunto il coordinamento dei gruppi cittadini, che essenzialmente sono la voce del movimento. Siccome siamo un movimento che non ha una struttura piramidale, dobbiamo almeno sapere che le persone che parlano a nome nostro siano comunque in linea con tutti i principi nostri, quindi la figura dei coordinatori dei gruppi cittadini è essenziale. Dopodiché c'è la fase C, dove praticamente si spiega, dopo vagliata la fiducia, essenzialmente si mettono in ballo il percorso per creare pagine Facebook, per creare la pagina sul sito zeitgeistitalia.org, quindi l'esposizione di tutti i nostri Google Document per rimanere sincronizzati, quindi rimanere sempre tutti informati su tutti i progetti, proporre, modificare, discutere, eccetera, eccetera. E per fare soprattutto le reportistiche, in modo tale che qualunque utente che si presenta all'interno del movimento sa nella sua città che cosa sta facendo, e se nel caso in cui non ci fosse un gruppo cittadino, si passa appunto al percorso che ho elencato prima. Ovviamente questa è una discussione che va affrontata molto seriamente, e soprattutto va integrata con la questione della chapter guide, quindi è una proposta in beta essenzialmente, quindi ne parlai domenica scorsa. E dovevo parlarne, cioè ne parlai e dovevo discuterne approfonditamente perché è molto importante. Passiamo alla prossima notizia.
Il caso Missione Zeitgeist. Un simpatizzante del movimento, che non vuole far sapere il suo nome per motivi di privacy, ha creato questo blog dove l'ha chiamato Missione Zeitgeist. Il suo blog essenzialmente ricalca molto visivamente il nostro sito, quindi a un occhio inesperto è emerso che a un occhio inesperto può essere scambiato facilmente per un canale ufficiale del movimento. E niente, essenzialmente gli abbiamo chiesto semplicemente di non renderlo ufficiale, un blog ufficiale del movimento Zeitgeist con le dovute specifiche, ovvero rimuovendo il logo in sovraimpressione e arricchendo la sezione About del suo blog, quindi inserendo specificamente che non è un canale del movimento Zeitgeist. Quindi ovviamente ogni persona può pubblicare i nostri video, i contenuti, e infatti sono rilasciati tutti secondo la licenza Creative Commons, attribuzione, senza fini di lucro e share alike, ovvero riutilizzo con la stessa licenza, però ovviamente se una persona carica diversi video nostri, poi magari ne carica altri che non hanno niente a che fare con il movimento Zeitgeist, perlomeno sarebbe carino non esporre il proprio blog o canale YouTube come è stato fatto nel suo caso, ovvero che genera molta confusione visivamente perché ci sono i loghi, il nome Missione Zeitgeist si ricalca molto il nostro movimento, quindi può essere facilmente scambiato, quindi ti abbiamo chiesto semplicemente di fare le giuste differenze e nient'altro. Passiamo al prossimo articolo. Giampaolo Marcucci, il fondatore del blog Ecco Cosa Vedo, persona che comunque ha partecipato al nostro simposio Società Sostenibile presentando le sue bellissime innovazioni e le sue argomentazioni sulla società e sui cambiamenti da apportare, secondo il suo blog, ha chiesto a tutte le persone a cui ha inviato ovviamente questa email di gestire la pagina di Ecco Cosa Vedo, quindi ha lanciato un contest effettivamente e ci sono una serie di istruzioni da seguire e una serie di step da seguire appunto per vedere appunto per essere per dare consenso di scrivere e di apportare modifiche e soprattutto inserire dei contenuti all'interno del blog Ecco Cosa Vedo. E quindi all'interno di questo link che appena vi ho proposto, scusa Maurizio. Grazie. All'interno di questo link c'è il contest e quindi ci sono tutti i riferimenti, tutti i contatti per partecipare se avete intenzione di parteciparvi, appunto. Il blog Ecco Cosa Vedo è molto seguito ed è molto carino. Le tematiche, comunque, ci sono molte tematiche in linea con il nostro movimento. Quindi se siete interessati, contattatelo. Ok, prima di subentrare in questo podcast ho intervistato Jacopo Amistani, il fondatore di Open Source Ecology Italia, e appunto per chiedergli l'avanzamento dei loro progetti e sui nuovi dispositivi o device costruiti. Vi dico che comunque stanno andando molto, molto bene, stanno andando avanti, hanno già completato due macchine, una Chess Press, ovvero una macchina che fabbrica dei mattoni di argilla in terracotta o in terracotta per le costruzioni. Ovviamente tutto in open source con i progetti visibili a tutti quanti, modificabili da chiunque voglia apportare le modifiche e migliorarlo e soprattutto molto economico. Infatti lui mi ha spiegato che costa intorno ai 4.000 euro questa macchina dove la fanno pagare circa 200, 250, 2, 2.500 euro, scusatemi, 25.000 euro. Quindi è anche un bel risparmio economico e un progetto che comunque può essere fatto a più mani e può essere modificato e quindi la situazione dei brevetti viene annullata completamente. La seconda macchina non ricordo il nome perché comunque non è stata ancora pubblicata, non sono state pubblicate le specifiche, però è stata fabbricata in Puglia, quindi tra poco avrete modo di vedere sia nell'intervista sia il fondatore, sia che cosa stanno facendo, che cos'è Open Source Ecology, che cos'è l'open source, le differenze tra il loro approccio e questa economia che io scherzosamente chiamo spreeconomia. E niente, avrete modo di vedere anche i progressi, quindi attraverso delle immagini, dei filmati su cosa stanno facendo qui in Italia e in generale nel mondo dove stanno andando molto bene ed è molto bello. Quindi io avrei finito con gli aggiornamenti nazionali e passo direttamente la parola a Giovanna che ha delle belle novità. Vai Giovanna. Buonasera a tutti.
Allora, la prima cosa più importante è che a breve avremo un cambio del server del TeamSpeak, quindi rimanete in contatto perché presto ci daranno le password ufficiali e le metteremo poi sul sito, però sicuramente appunto è importante per non rimanere tagliati fuori, quindi assolutamente appunto date un'occhiata al sito ogni tanto, metteremo la nuova password appena sarà ufficiale. Questo è stato dovuto, questo cambio di server è stato causato dal fatto che purtroppo il TeamSpeak è stato fatto oggetto di manipolazioni da parte di alcuni hacker. E quindi, da un punto di vista della gestione, dei permessi, eccetera, non è più appunto gestibile, scusate l'impiccio, e di conseguenza è chiaro che, non avendo più il controllo delle stanze e di altre funzioni, si è reso necessario, forzatamente questa scelta. Quindi a breve è possibile che nel giro di 2 o 3 settimane si abbia questo cambio e quindi dovrete loggarvi con un nome del server diverso, con una password diversa che comunque, ripeto, la pubblicheremo sul sito. L'altra appunto novità che ha già anticipato Vincenzo è che finalmente è uscita la Chapter Guide e questa guida adesso è già pronta per essere tradotta, quindi è già stata caricata su Poodle. Quindi chi vuole dare una mano è benvenuto. Si deve mettere in contatto ovviamente con la coordinatrice del team linguistico, Diana, per avere la possibilità di aiutare in questo senso. Questa chapter guide è fondamentale perché ci permetterà di avere una guida su come muoverci e muoverci assieme al Global Chapter. Noi siamo un movimento internazionale. E proprio questa è la nostra forza, e quindi questa guida ci permetterà di intraprendere delle azioni e di attuare, diciamo, le nostre visioni comuni in tutti gli stati del mondo. Questo perché, dunque, ovviamente assieme alla, no, non ovviamente per voi, insomma, vabbè, è uscito anche il sito internet per i capitoli, quindi dedicato esclusivamente ai coordinatori, perché sarà un sito piuttosto tecnico. E quindi invito tutti i coordinatori, sia cittadini che dei GDL ad iscriversi a questo sito che si chiama www.tzmchapters.net. Già ho pubblicato, già. Sì, l'ho detto giusto così perché allora si sente anche a voce. Ok, grazie. Ok. Ecco, questo è importantissimo perché appunto permetterà un interscambio molto più veloce e pratico per appunto i coordinatori che potranno anche così intraprendere delle azioni comuni in tutto il mondo, come per esempio adesso si sta facendo con il One Planet Project. One Planet Project di cui adesso ho messo un link dell'account Facebook, come vedete, perché da quello che vedete è un'iniziativa che sta veramente prendendo piede in diversi stati. E qui vi esorto anche a chi volesse prendere questa iniziativa anche in Italia di produrre dei video,
delle foto, delle immagini, proprio perché è importante coordinarci, è importante poter riuscire a fare una pubblicità, passatemi il termine, sufficiente perché la presa di coscienza della nostra realtà deve passare, può passare tranquillamente anche per queste cose. Quindi un ottimo strumento per scendere in strada, contattare le persone, coinvolgerle e promuovere un miglioramento della società a tutto tondo. Dunque, a livello internazionale anche si incomincia a pensare e a organizzare il Media Festival. Un attimo che vi porto il link. Ho già fatto, Gio. Ok, qui avete anche una press kit. Quindi qua magari ci possiamo anche lavorare per vedere di riuscire a fare qualche cosa anche noi qui in Italia. Quindi chiunque avesse qualche idea, qualche iniziativa da proporre sul territorio italiano, si faccia avanti perché, il Media Festival è, un'opportunità ulteriore, oltre allo Z-Day, per, divulgare appunto, i nostri concetti, le nostre idee, le nostre filosofie. A livello internazionale posso dire che Peter Joseph sarà presente al Media Festival di Los Angeles, quindi se passate di là fateci un salto, e si terrà il 3, il 4 e il 5 di agosto. Ovviamente l'invito appunto è di coinvolgere anche personaggi dello spettacolo, quindi musicisti, intrattenitori, eccetera, proprio perché deve essere una festa, una gioia condividere appunto dal Geist, lo spirito del tempo. Dunque abbiamo anche un canale Twitter ufficiale, che è https://twitter.com/cancelletto/tzmglobal. Quindi per chiunque voglia inserire un po' di messaggi o seguire, insomma, eccolo qui pronto per voi. Per chi voglia invece seguire anche il canale ufficiale radio, molti coordinatori internazionali si stanno dando il turno per riuscire a fare delle trasmissioni sempre con delle tematiche nuove. L'invito è stato fatto anche a tutti, nel senso anche a persone, ad attivisti, a volontari che abbiano voglia di dire le loro cose. Quindi chi volesse eventualmente prepararsi dei testi, possiamo anche eventualmente farli poi tradurre anche in inglese, in modo da metterli a disposizione per tutto il capitolo mondiale. Un'ultima cosa, direi che probabilmente abbiamo risolto. Risolveremo a breve la questione della blacklist di Wikipedia, perché insomma ci saranno delle persone che si dedicheranno a risolvere questo piccolo problema che insomma che speriamo di superare. Insomma. Un'ultima cosuccia ancora, vi annuncio che Peter Joseph sta facendo dei mini video e quindi anche su questo fronte avremo dei nuovi materiali su cui
su cui dovremmo prima fare delle traduzioni ma, e delle, dei doppiaggi, però insomma comunque avremo più strumenti per la nostra, le nostre campagne pubblicitarie. Ecco, in linea generale direi che questo è tutto. Potrei aggiungere che ci sono dei nuovi capitoli in altri stati, in altri paesi. Al momento me ne vengono in mente solo tre, ma ce ne sono degli altri, magari la prossima volta vi faccio l'elenco preciso, e sono Cina, Taiwan e Singapore. E questo direi che è tutto, grazie. Grazie a te, Gio. Anzi, è molto importante comunque che in regioni dove, ad esempio, internet è censurato e certe tematiche ancora devono riuscire a sfondare, è veramente un piacere sentire che il movimento e soprattutto le sue tematiche sono arrivate lì. E se Gio ha finito, anzi, Gio ha finito, e passerei alla scaletta delle reportistiche dei gruppi di lavoro con i loro coordinatori. Chi è che vuole cominciare per prima? Se vuoi vado io, che tanto pochissimo perché siamo un po' fermi, perché io ho avuto qualche problemino. Spero di riuscire a mettere sul sito, forse tra un paio di settimane, su cui poi potremmo lavorare. Certo, appunto, purtroppo per questione di problemi, non solo miei, ma anche di altre persone, l'attività si è un po' ridotta, insomma, speriamo bene, dai. Già, hai dimenticato di dire che parlavi del GDL consumo cosciente, giusto Ah, per... scusa. Altrimenti va a finire che non si sa di cosa parliamo. Ok, e niente, c'è qualcun altro, vedo Diana che però è assente, e c'è German, soprattutto German, che ha due belle novità, secondo me, da anticipare, ovvero la sua bellissima e sostenibile invenzione della bicicletta e di quella di Daniele Podi che è della 3D printer. Vai, vai German, se ci sei. Ci sono, sono occupato, arrivo. Ok, occupato con i Se passa un bambini. altro, vengo dopo. Va benissimo, abbiamo Esatto. Masma del GDL grafica e video. Se hai qualche reportistica, vai, Masma. Ciao ragazzi. Dunque, novità grosse, diciamo tra virgolette, non c'è. C'è qualche problema tecnico? Sì. Vabbè, riparo eccomi. Allora, prima la stampante 3D è quasi finita, già stampato qualche pezzo con precisione di 10 microni, cioè 0,1 mm, cosa abbastanza buona. Adesso stiamo progettando un estrusore per riciclare la plastica, cioè farlo stampare direttamente con bottiglie di plastica riciclate, e quindi vabbè, siamo impegnati su quello lì. Un po' da qua facendo dei pezzi contorni, mandando in Sardegna e così via. Sono ripartito con i progetti dell'idroponica, sono nati pomodori idroponici. Sono messo al limite della sopravvivenza, però vanno avanti e quindi il sistemino per adesso funziona. Ci stiamo dando da fare di brutto con Claudio con i nutrenti e poi le biciclette, che non ho inventato le biciclette, però ci ho messo un motore elettrico e funzionano alla grande. Adesso ho ricevuto un motore che costa 10 euro e sto vedendo la possibilità di fare un mezzo elettrico che dei costi contenuti tipo 20 euro. Per adesso ho speso 20 euro e più o meno sembra che vada. Le batterie sono riciclate, il progetto è già finito e pubblicato, quindi anche lì si fa qualche mezzo elettrico accessibile a praticamente tutti. Le batterie non è una cosa molto facile, però comunque riuscendo a fare un mezzo elettrico di 20 euro e non è una brutta cosa secondo il nostro punto di vista. German, qui stanno chiedendo il link. Certo.
Vabbè, comunque già ti dico che avevo intenzione di fare le interviste. Già ho fatto un'intervista a Jacopo Amistani di Ose, la farò a te e anche a Daniele per quanto riguarda i vostri progetti che sono molto importanti. Come gatto abbiamo solo quello delle batterie perché gli altri, Daniele è troppo impegnato a finire, a rifinire la stampante 3D, quindi non ha scritto nessuna ancora, ma poi verrà. Adesso linko quello delle batterie. Sì, ok, Vincenzo, io provo a parlare, ma ho paura di cadere di nuovo perché non è la prima volta che mi capita, mentre tengo premuto il push to talk mi si frizza tutto e mi viene crash il TeamSpeak e mi è successo anche l'altra volta. Vabbè, a ogni modo, proviamo. Dunque, a livello di GDL grafica, niente, devo sicuramente annunciare che è stato terminato tutto l'editing video del simposio, la playlist è completa, l'ho pubblicata sul sito con un bottone apposito nella finestra dei video ufficiali. E quindi da quel punto di vista lì siamo a cavallo. Poi c'è questa cosa qui delle videopillole che stanno andando avanti, grazie soprattutto a Zetto che ci sta mettendo del suo e a tutti gli altri ragazzi. E poi, niente, come diceva Vincenzo, abbiamo pubblicato questo video tutorial per l'uso e l'installazione di TeamSpeak su Linux. Anche quello è pubblicato sul sito e niente, è consultabile da tutti quanti. Poi, niente, con Vincenzo abbiamo visto che c'è un piccolo problema di risoluzione, proverò a rifare una ricodifica e ripostarlo, ma già adesso è consultabile da tutti e magari prossimamente avrà anche una risoluzione migliore. Ok, grazie. Ragazzi, c'è qualcun altro? C'era Diana che però è assente. Va bene, se non c'è nessun altro, passiamo direttamente ai gruppi cittadini. Ok, chi vuole cominciare per prima? Gao, puoi cominciare tu? Dai, inizio io. Allora, parlando del gruppo cittadini di Milano, abbiamo due impegni per questo mese. Il sabato prossimo, il 23 giugno, faremo un corso di rigenerazione di PC installando Linux. Quindi ci troviamo al nostro solito luogo, il negozio civico Chiama Milano, che è uno spazio che ci è dato in utilizzo da appunto Chiama Milano, dove possiamo fare solitamente i nostri incontri, le nostre presentazioni. Abbiamo deciso di, visto che avevamo questo progetto di rigenerare e regalare computer ritirati dalle aziende che altrimenti li butterebbero via con anche dei costi, abbiamo circa una ventina di PC, sono tutti Pentium 4, quindi con sistemi operativi attuali sarebbero delle chiavi che cioè non sono più utilizzabili a prestazioni decenti. Abbiamo deciso quindi di rigenerarli installandogli una versione customizzata Zeitgeist di Linux. Eravamo lì dubbiosi su dove farlo, se magari invitare altri attivisti che, giusto per curiosità, alla fine abbiamo pensato di fare la cosa al negozio civico e invitare chiunque sia interessato. Ovviamente provvederemo anche a registrare l'incontro, quindi poi vi faremo avere foto e filmati di questa lezione, chiamiamola così. In realtà non interessa più che altro installare il nostro primo PC, ma siamo contentissimi facendo questo di poter aiutare magari anche altre persone e far parlare dell'obsolescenza e del free software e l'open source.
infatti adesso vi linko l'evento, le foto che ho già pubblicato in questi giorni su Facebook. Mentre un altro impegno un pochino più in là, il 1° luglio, domenica 1° luglio, faremo una proiezione di Moving Forward in versione ridotta. Abbiamo trovato un collage delle migliori scene di Moving Forward di 40 minuti circa. Dopodiché pensavamo di proiettare il video di Federico Pistono sull'open source, free software, eccetera, Creative Commons, dove spiega quattro progetti in Creative Commons e open source che hanno cambiato un po' il mondo sostanzialmente, in modo tale da far vedere sia la parte di critica alla società, la nostra visione di società e anche quello che in realtà già esiste, cioè senza pensare a chissà quale utopia, chissà quale cosa futuristica, facciamo vedere che sono progetti già attivi. E faremo questa proiezione all'Agorà di Cusano Milanino, quindi stiamo preparando adesso il volantino che distribuiremo al corso Linux. E questo è il grosso dei nostri impegni milanesi. Per quanto riguarda il GDL dei gruppi cittadini, non è ancora arrivata la data dell'incontro TeamSpeak, che è l'ultimo martedì del mese, quindi vi aspetto poi per quel giorno per iniziare i lavori. Ok, grazie Davide. Se volete posso parlare io per il mio gruppo cittadino, che è quello di Napoli. E niente, essenzialmente abbiamo realizzato una proiezione di Zeitgeist Moving Forward in un bar all'aperto. Diciamo, sono venute un po' di persone e abbiamo discusso, eccetera, eccetera. E soprattutto adesso ho avuto contatto con diverse persone molto capaci tecnicamente, e stiamo riformando il nostro gruppo. E finalmente avrò dei compagni, e avrò dei compagni validi, anzi ultra validi, per portare avanti le iniziative nostre. Perché no, anche strutturare un discorso su Linux come sta facendo GAU. Insomma, abbiamo parecchi progetti di cui parlare e da portare avanti. Quindi tenetevi sintonizzati su Zeitgeist Italia, oppure sul gruppo sul sito zeitgeistitalia.org, per rimanere aggiornati, se siete napoletani in particolare. Io per questo, per il mio gruppo cittadino, ok, ho finito. C'è qualcun altro, ragazzi? Ok, vedo che Diana comunque è assente. Va bene, dispiace perché avrebbe potuto parlare del Linguistic Team, del suo gruppo di traduzioni. Va bene, ragazzi, siccome non ci sono altri aggiornamenti, possiamo anche chiudere il podcast e la registrazione e passare direttamente alle discussioni più in particolare. Quindi vi rimando tra 2 domeniche. Facciamo una domenica alternata, una domenica podcast, una domenica discussione libera. Quindi ogni 2 domeniche facciamo il podcast, sempre alle 21:30, l'incontro in via TeamSpeak del chat Zeitgeist Italia per tutti gli attivisti che vogliono darsi da fare. E adesso vi linko le istruzioni per installare TeamSpeak, da condividere magari a persone che non hanno dimestichezza con questo programma, e vi saluto. Vi saluto, ragazzi. Buonasera.